Una vera storia. Una reale ragazza. Un segreto mistero diventante una grezza denuncia. Dallo studio bunker di Via Massena Zero. Chi ha illuso Luisa? Edgar Allan Poe. Cosa? Stephen King. Belli, bei libri. Dario Argento. Dario Valdambembo. Sì, l'amico è. Ciao Luisa. Sto cercando di creare il clima. Ciao, ciao. Tre nomi associati ad una sola parola. Il mistero. Come il nome di Luisa. Ma non ciao, sono Luisa, una ragazza che vuole entrare insistentemente da qualsiasi buco possibile nel mondo dello spettacolo. Bruzzata dietro da mia madre. Che salutiamo la signora. Ciao mamma. Fatti pagare! Per questa è una frase che ormai è entrata nel mito. Fatti. Grazie per questa opportunità che mi date, ormai sono molto popolare. Ecco, ma appunto. Giro con una borsetta firmata con dentro. Firmata da chi? Preferirei non dirlo. Dentro la borsetta c'ho il kit per modificare la voce in modo che così sono più riconoscibile. Ah, l'hai ridotto, mi ricordo avevi uno zaino quest'estate. Sì, adesso una pochette. È firmata. Sì, ma da chi? Me l'ha regalata lui. Lui chi? Poi loro. Ecco, loro. Poi lui si è un po' offeso. Senti, Luisa. Poi lei mi chiamava tutte le. Poi loro. Sì, ma tu stai divagando, Luisa, ma all'inizio del nostro rapporto. Hai avuto un rapporto con Luisa? No, del nostro rapporto lavorativo. Hai avuto un rapporto con me? No, se non ma te lo ricorderesti. Te lo ricorderesti. Senti, Luisa, noi avevamo un accordo. Un accordo. Tu avresti dovuto fare dei nomi. Ormai sono mesi e mesi che tiriamo avanti, strascichiamo. Loro mi chiamano, mi minacciano di notte. Ieri ancora? Addirittura. Cosa? Mi hanno fatto trovare una sorpresona e Paolo sa di cosa sto parlando. Vigliacco davanti alla porta, cosa ho trovato? Ah, sì, ho capito. Cosa ha trovato davanti alla porta? Moltissimo, orribile. Che cosa? Eh? Cosa ha trovato davanti alla porta? La testa di Iappino. Bagnata. La roba. Come hai interpretato questo messaggio? Beh, un classico avvertimento. Se non balli come Raffaella Carrà, sei fottuta. Sì, ma tu non questo balli. Questo è il significato. Bene, sì, hai letto. Però io spinta da mia madre, che in questo momento è dietro, che mi dà dei forti calci sugli stinchi. Ma perché fa questo? Dai, mamma! Dai! È spinta anche da Sgrunt, il mio cane. Che anche lui mi zampetta. Ma per favore! Per entrare nel mondo dello spettacolo mi sto spingendo nel mondo dei bambini. Sì, noi sappiamo che tu, come la fatina Maria Giovanna Elmi, stai. Non vedo il motivo di questa ilarità. Ma come c'è il cane che la spinge? E va bene, il cane è volato nello spazio per una volta che spinge. Allora Sgrunt, piantala. Ecco. Mi spinge nel mondo dello spettacolo. Non posso resistere. Ma quelle dimensioni di Sgrunt? Perché noi l'ultima volta siamo rimasti un po' interdetti. Io me lo immagino piccolino. Sgrunt è altissimo e magro. Cioè, che è a due dimensioni. Che cane è? È 1,70. Come fa a essere 1,70? Però è perché lui sta tutto il tempo in piedi con le zampe sopra. È un cane bipede. È un bipede, sì. Ma come fa? Sembra Farolfi. Allora spinto da mia famiglia, io mi sono specializzata in fiabe per bambini. Ecco, perché forse mi hanno detto che sulla piattaforma Sky si fanno fare qualcosa. Ecco, però Luisa, noi volevamo farti. Sapete dove sono adesso? Dove sei? Sulla piattaforma. Sì, ma cosa ridete? È un modo di dire, non è una piattaforma petrolifera in mezzo all'oceano. Ah no? No. Su che piattaforma sei, scusa Luisa? Non lo so, è a forma di barca. Va bene, senti Luisa. Allora vado? Sì, cosa ci racconti oggi? La favola dei tre porcellini. Porcellini, benissimo. Ah no, scusate, porcelloni. Ma no, rimaniamo sui porcellini. Deve essere una rivisitazione. Allora, i tre porcelloni sapete come si chiamavano? Ci sfugge al momento. Timmy. Sì. Tommy. E Tommy. E Jimmy. Ma perché Timmy, Tommy e Jimmy? Perché Jimmy è. E perché Tommy. Cosa? Tommy e Timmy. Chi? Poi loro costruivano, avevano un'impresa edile. Ma non è vero, erano tre maiali. Allora. Ci noto un po' di. Vabbè, ma sti veri questa cosa. Ma io sono un bambino, tre maiali. Però. Tre porcellini. Allora, vi fate finire. Scusa, prego. Loro avevano un'impresa edile, però Timmy non sapeva neanche usare la cazzuola. Sì. Non c'era proprio niente da ridere perché il suo nome è proprio. Il Tommy mi cadeva dall'impalcatura. Povero Tommy. Beveva di meno, magari, no? Mentre Jimmy era
era il più scaltro e faceva l'inviata a Striscia. E aveva addirittura un'impresa immobiliare. Oltre all'impresa immobiliare. E vendeva le case in mattoni. Sì, giustamente. Okay, sì. Poi Lupo. Lupo chi? Il lupo. Ah, il lupo cattivo, sì, giusto. Il lupo cattivo. Allora, arriva davanti alla casa di Timmy e dice: ah, questa qui è una casa veramente di merda. Sì, vabbè, però anche lupo, lasciamo i dettagli per i bambini. È soffia. Sì, ma soffia. Non è molto fumando diverso. Delle sigarette al mentolo. Allegrissime, le sigarette allegre. Poi vedi l'altra casa di marzapane. Non è di marzapane, è di legno l'altra casa. Sembrava marzapane. Ma non è che l'hai vista tu? Sembrava marzapane, mamma. Ma cosa ho visto io? Ma cosa hai visto? Con una zampata sì? La butta giù. Com'è stronzo sto lupo. Poi l'altra casetta del Jimmy, sì? Che era il più scaltro. Che aveva un Cayenne magari anche il Jimmy. Era tutta facciata vista. Sì. Beh, vabbè, mattoni. Facciata vista. Mattoni abitabile? Tutto in bisazza. Ma vabbè, ragazzi, questo che fa lo sborone, il maiale. Ma anche una vetrata per caso. Che allora lui tenta con le unghiette il maiale di tirare via tutte le matore e le linee bisazza. Uno per... Ma perché il maiale? Perché il maiale deve grattare via la bisazza? Perché il piede di porco cosa l'hanno fatto fare? Ma dai. Le porte. Ma come? E quindi come finisce? A un certo punto si mettono d'accordo e la casa la vende a 3.000 euro al metro quadro. Eh beh, neanche tantissimo con il chiari di luna. Però è un maiale, vedi? Però è luminosissima. Sì, va bene. Che zona è? Libera subito. Sì, con instabile signorina. Ampio parcheggio, doppio box. Sì, va bene. Cantina. Quanto vuole il porco? Poi c'aveva anche il terrazzo il maiale. È una porcata questa. A questo punto io vi lascio con una piccola canzone sigla con la quale vi saluto e vi auguro un buon fine settimana. Sì, ma è finita la barzelletta, la cosa non qua, è una barzelletta, è una favola. È una favola, com'è finita? È finita così. Così, una fine gloriosa. Ok. C'è una casetta piccola. Immaginavo. No, dai. Immaginavo. Con tante finestrelle colorate di sazza. Sì, appunto. È una donnina. Piccola così. Non c'era nella favola donnina. Con due occhi grandi per guardare. Ho visto stufata, basta, ciao. Figurati noi. No, basta, dai. Sgrunta, andiamo che ti porto a fare la pipì. Luisa, prima di salutarci devi strapparci una presa. Strappatemi voi qualcosa, no, che sono stufo. Un rene di strappo se t'acchiappo. Volevamo strapparti una promessa. Per favore, dalla prossima settimana potresti esimerti da raccontare e bistrattare favole per bambini? Poi lui è andato a New York. Non ce ne frega niente! Attenzione! C'è Linus! Una notizia involontaria! Preferirei non dirlo. Due ore a parlare di porci! Fammi pagare! Meglio che si dice.